Vediamo in questa guida come formattare un Mac. Prima di procedere, ovviamente, salvate su una chiavetta USB tutti i documenti importanti. Proseguiamo per prima cosa spegnendo il computer. Una volta fatto ciò, lo riaccendiamo e premiamo contemporaneamente Command e R. Continuiamo a tenerlo premuto fino a che non apparirà sotto alla mela una barra di caricamento. Una volta completato il caricamento, ci troveremo all'interno di questa schermata, in Utility Mac OS. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a formattare, quindi a eliminare tutti i dati dal nostro computer. Per farlo, clicchiamo su Utility Disco e poi su Continua. Selezioniamo a questo punto Apple SSD, o comunque la prima partizione più in alto a sinistra. Clicchiamo su Inizializza, diamo un nome alla nostra memoria e clicchiamo su Inizializza. Bene, in questo modo avremo eliminato tutti i dati dal nostro Mac. Ora possiamo proseguire reinstallando il sistema operativo sul computer. Quindi torniamo indietro cliccando sulla X e facciamo clic su Reinstallazione Mac OS. Clicchiamo su Continua. Prima di proseguire, clicchiamo in alto a destra sulla spunta del Wi-Fi e ricolleghiamoci nuovamente al Wi-Fi, o in alternativa colleghiamo il cavo Ethernet, perché la prossima procedura sarà quella di riscaricare il sistema operativo sul computer. Una volta fatto ciò, clicchiamo su Continua per proseguire. Accettiamo i termini e le condizioni. Selezioniamo la partizione che abbiamo appena creato e clicchiamo su Installa. Adesso il Mac proseguirà a scaricare il sistema operativo sul computer, dopodiché proseguirà con l'installazione del sistema operativo. Questa procedura può richiedere una mezz'ora o anche molte ore a seconda della nostra connessione. Eccoci qua all'interno della schermata di inizio. Selezioniamo il nostro paese, clicchiamo su Continua, selezioniamo la tastiera, nel mio caso è USA perché l'ho comprato in America, andiamo nuovamente a collegarci al Wi-Fi inserendo la password e clicchiamo su Continua. Clicchiamo su Non trasferire informazioni adesso, tanto abbiamo salvato i nostri dati sulla chiavetta, quindi li reinseriremo dopo. Decidiamo se abilitare o meno i servizi di localizzazione del Mac. Accediamo al nostro ID Apple, oppure possiamo farlo senza alcun problema in seguito. Accettiamo i termini e le condizioni. E concludiamo inserendo i dati del nostro account. Una volta fatto ciò, clicchiamo su Continua e avremo creato l'account. Ultima cosa che dobbiamo selezionare è il fuso orario, quindi o lo andiamo a selezionare noi fisicamente oppure altrimenti possiamo farlo impostare automaticamente al computer, però per farlo saremo obbligati ad attivare i servizi di localizzazione. Togliamo la spunta da condividi analisi Mac, lasciamo abilita Siri su questo Mac e avremo completato la configurazione del computer. Eccoci qua sulla nostra schermata Mac reimpostata da zero. Bene, quindi per questa guida è tutto.